Oggi voglio parlarvi di una missione affidata a questo uomo. E la sua missione era di ritornare a casa sua. Io credo che a volte è più difficile restare che andare. È più difficile restare che andare in un altro luogo. La realtà è che questa missione che sta affidando a questo uomo è soltanto per uomini che sono fedeli. C'è una generazione di servitori che hanno dimenticato che prima si parte dalle cose minime. Perché se uno è fedele nelle cose minime, sarà fedele anche nelle grandi. Ma prima che Dio ti affidi un compito di grande responsabilità, ricordati, Dio vuole vedere la tua fedeltà. Dio ti metterà alla prova. Dio ti chiederà di essere fedele nelle minime cose, di essere fedele nei piccoli impegni, di essere fedele nei piccoli compiti, in quelli che appaiono a te facili, ma che in realtà dimostreranno il tuo reale desiderio di servire Dio. Se vuoi servire Dio, se vuoi amare Dio, se vuoi seguire Gesù, non rifiutare nulla. Non fare la scelta, non scegliere tu, lascia scegliere Gesù. Lascia che Lui scelga al posto tuo. Ha una missione difficile perché questa missione è soltanto per quelli che accettano di non essere dietro un palcoscenico o su un palcoscenico. Noi viviamo in un periodo e in un tempo dove servire il Signore significa mettersi in mostra. Oggi viviamo in un tempo in cui si cerca il palcoscenico. Oggi qualsiasi cosa che tu fai la devi pubblicare, la devi far vedere. Siamo stati catapultati in una società che sembra che debba vivere su un palcoscenico. E a volte anche i servi di Dio si mettono su un palcoscenico e stanno dietro a internet. Sono bravi a parlare, dichiarano tante di quelle belle cose, ma il vero servo di Dio è colui che sarà fedele anche nelle piccole cose. Abbiamo bisogno di essere uomini e donne disposti a servire anche nel silenzio. E questo è il servizio più difficile. Forse nessuno sa quello che stai facendo, ma è quello che Dio un giorno, nella sua gloria, pronuncerà davanti a tutto il suo popolo e i suoi redenti, assegnandoti il premio per la tua fedeltà, perché tu hai fatto tutto ciò agli occhi del Signore e non agli occhi dell'uomo.